noi abbiamo appuntamenti mensili di carattere culturale, l'ultimo dei quali si è svolto naturalmente, gli ultimi due dei quali si sono svolti nel mese di marzo, e sono stati un concorso rivolto alle scuole, agli studenti degli ultimi tre anni degli istituti secondari, studenti e studentesse, e il titolo di questo concorso è stato Pari opportunità, sarebbe ora, col punto esclamativo, un concorso che ha delle borse di studio che sono state assegnate a tante ragazze e a tanti ragazzi. Quest'anno la novità è stata che i ragazzi si sono aggiudicati i premi alla pari con le ragazze. Ecco, comunque, abbiamo lavorato dal mese di settembre fino al mese di marzo con una serie di suggestioni offerte appunto agli studenti. I risultati sono stati delle opere sia multimediali che opere di scrittura praticamente ci hanno confermato la difficoltà dei giovani e delle giovani a leggere il territorio sul piano della eguaglianza di genere, e invece ad avere informazioni per quanto attiene invece la condizione internazionale delle donne, dei paesi terzi, dei paesi del sottosviluppo. E questa è stata un'iniziativa che si è tenuta proprio l'8 marzo. Ieri sera invece, ieri domenica 14, abbiamo invece proiettato un film che si intitola Correva l'anno, di due registe sceneggiatrici siciliane, che è un film molto ironico sul rapporto donne e politica, un film molto ironico. Correva l'anno e la regia di Pina Mandolfo e Maria Grazia Cicero, e sono due intellettuali, due femministe, due intellettuali diciamo che operano in Sicilia. Pina Mandolfo è in particolare la soggettista e sceneggiatrice anche del film Viola di Mare, che ha avuto come produttrice Maria Grazia Cucinotta. Quindi questo film naturalmente ha suscitato un dibattito molto partecipato che ha espresso nostalgie per un mondo nel quale le donne possano dire a più titolo la loro parola, mentre abbiamo constatato che per quanto riguarda il nostro territorio, la Sicilia e Siracusa tra queste, siamo estremamente scarsamente rappresentate negli enti locali. C'è una sola donna consigliera comunale al comune di Siracusa, e laddove invece alla provincia ci sono state fino all'altro ieri due assessore, una assessora alle pari opportunità, tutto fa tranne che avere un'idea pur minima di come organizzare le donne e come aiutarle diciamo in una progettualità che sia di conquista di nuovi spazi, cioè si occupa più magari di politiche sociali ma meno di innestare nel territorio, di aiutare le associazioni, le tante associazioni presenti a innestare una cultura delle pari opportunità, della differenza di genere che sia aggiornata e che le renda vincenti insomma su più campi. Queste sono le ultime due iniziative, tanto per citare diciamo le ultime due cose che abbiamo fatto. Dopodiché adesso il prossimo, poi organizziamo anche viaggi, adesso andremo il mese di aprile, andremo in Marocco con un itinerario alla scoperta della cultura marocchina e anche delle donne marocchine, e questa sarà sostanzialmente l'ultima iniziativa dell'anno. Riprenderemo l'anno in autunno con il nostro premio, perché anche noi, secondo la tradizione del Club delle Donne, abbiamo istituito un premio che diamo ad un uomo e a tre donne che si siano particolarmente caratterizzate nel nostro territorio e nei vari ambiti, arte, impresa, cultura.
cultura, professioni e quant'altro. Le palesi esclusioni, marginalizzazioni, discriminazioni che permangono in vari campi, nel dato occupazionale siciliano è particolarmente preoccupante, la quantità di denaro percepita a uguale diciamo lavoro è particolarmente preoccupante, la scarsa rappresentanza femminile delle istituzioni, anzi molto spesso la assoluta assenza delle donne. Io credo che comunque vi sia un dato culturale ormai emergente, che questa capacità delle donne siciliane, appartenenti a qualsiasi ceto, di percepirsi in modo assolutamente diverso. E questo ha modificato la relazione uomo-donna, l'ha resa per certi versi più ricca e talvolta naturalmente, anche se è nutrita di un conflitto, di una, diciamo, come dire, di una gara a manifestare il proprio sé in modo più completo rispetto a prima. Allora, noi abbiamo un piccolo sito www.ilclubdelledonne.com. Un'email per scrivervi, un telefono, qualcosa, quello che potete lasciare. Allora preferisco dare il mio personale, marica.cirone@alice.it. Profonda gratitudine e riconoscenza ad una presidente di grande intelletto, di grande sensibilità civile, che merita di essere annoverata tra le donne più importanti che l'Italia ha espresso nel periodo dal 68 in poi, un periodo grandemente ricco dove Anna Maria ha scritto, per il quale Anna Maria ha scritto, ha operato e ha avuto una grande coerenza nella sua militanza a favore delle donne.